nonostante i lavoratori liguri siano purtroppo abituati a scendere in piazza per difendere fabbriche in procinto di chiudere. E una crisi che ha nelle 600 richieste di cassa integrazione. Dicono che con questa chiusura... Erano gli anni, insomma, in cui fare il sindacato significava contrattare in difesa. Ero un sindacalista, cioè ho detto, nato, cresciuto all'interno, no, di quel mondo sindacale genovese. Suo padre, prima di lui, era la fabbrica. È complicato mettere insieme le donne di Cornigliano con i siderurgici. Ho detto, diventa la controparte con cui... La sua aspirazione tendenzialmente libertaria. Frank era fuori dal modello. L'inquinamento era... lo sentivi nei polmoni, lo sentivi sulla pelle. Avevi la paura di aver determinato la vita di tuo figlio. La classe operaia, il lavoro industriale era certo importante, ma non poteva essere più il paradigma attraverso cui leggere tutto il mondo. Occorreva provare a immaginarsi un futuro diverso. Questa città ha bisogno di un sistema industriale in cui ci sia di nuovo la rinascita, la ricostruzione delle piccole e medie aziende, delle medie aziende, e naturalmente di un sistema di cervello, che sono i quadri, i tecnici, gli impiegati, che tutti insieme ridiano a Genova un ruolo industriale. Un sindacato non corporativo, un sindacato non chiuso. Sembrerà facile, ma un conto è difendere il lavoro, un conto è difendere le proprie condizioni sul territorio. Affrontare i temi che dovresti affrontare anche oggi, partendo da chi? Da chi sta peggio. Ora ragazzi, siamo tutti poi fragili, eh? Così Bruno Trentin ha espresso il pensiero della folla che stamane ha salutato Franco Sartori nella sua Sestri. Ecco, Franco era proprio un'altra cosa, cioè il tema non era possedere, era molto spesso quello invece di dare. Mi ha lasciato una grande nostalgia di lui. Una città che si reinventa anche sulla strada che ci aveva indicato Franco Sartori.